Si è conclusa solennemente la visita pastorale di Monsignor Antonio Napoleoni con la Santa Messa di domenica mattina celebrata nella chiesa parrocchiale di Borgo Loreto. Un'occasione per le due parrocchie di condividere con il pastore della chiesa cremonese un ultimo momento di preghiera e riflessione, soffermandosi sul concetto di unità. Che bello la domenica quando le famiglie danno vita a una famiglia più grande. E allora non abbiamo timore di mettere insieme parrocchie che si aiuteranno per essere una comunità più coraggiosa in un tempo così difficile. I sacerdoti che avete, grazie a Dio, ancora sono tanti e disponibili, però hanno accettato l'invito del Vescovo a camminare insieme, a ragionare insieme, a facilitare lo scambio dei doni, perché ognuno porti la sua originalità, il suo contributo e soprattutto chi è più in difficoltà non sia emarginato, ma anzi sia accolto e valorizzato. Questa è l'unità pastorale alla quale stiamo dando volto e alla quale diamo anche concretezza nei giorni che verranno. Preghiamo per questo e impegniamoci soprattutto a non ragionare distinto, a non dire subito le prime cose che ci vengono in mente. Peggio, oggi si dice che si reagisce di pancia, di rabbia, di paura. La parola di Dio ci faccia fermare un istante e ragionare con la mente e col cuore per riscoprire l'unità che ci salva, il bisogno che abbiamo gli uni degli altri. La forza dell'amicizia non solo quando le cose vanno bene, ma anche quando l'amico diventa difficile, mi chiede un po' di pazienza e un po' di perdono.